Stefania, Striscia la Notizia non è un organo istituzionale, ma in Sicilia, dove la legalità ha difficoltà a radicarsi, voi avete un compito molto molto importante. Dici la verità, secondo te c'è una speranza per questa isola? Sì, se cambiamo tutti da questo istante, cioè nel momento in cui ascoltano si dice che si cambia, sì, altrimenti. Comunque voglio dirti che è vero che non siamo un organo istituzionale, però spesso sono le istituzioni a mandare la gente da noi, cioè noi molto spesso ci sentiamo dire alla gente, ma ci hanno detto le forze dell'ordine di chiamarvi, è più veloce. Molte delle cose di cui vi siete occupati sono state risolte. Volevamo sapere da te come ti senti quando queste cose si risolvono e soprattutto quale di queste cose ha lasciato in te un segno più profondo. Allora, purtroppo non tutte si risolvono, anche se noi ce la mettiamo tutta, ma a volte serve un sacco di impegni e un sacco di denaro per risolvere i problemi e a noi mancano entrambi. Detto ciò, per fortuna ne risolviamo tante, altrimenti non sentirei di avere un senso, non so come dirti. Cioè a me per continuare ad andare avanti serve risolverne, se no ti senti una cosa inutile. Quella che più mi ha emozionato, comunque impressionato, allora, emotivamente quella delle famiglie dei containers, cioè nel senso, quello è un fatto personale, cioè l'idea che 22 famiglie prima abitassero in un container, se ora hanno una casa, questo personalmente va a stare benissimo, ci dormo meglio. Le altre sono legate a grandi infrastrutture che erano bloccate da tanto e noi ci siamo tornati tante tante volte che siamo riusciti a sbloccarli, per esempio porti. Non il porto di Palermo che diciamo, è una situazione brutta, ma balestrate, abbiamo forzato tanto che ce la stiamo facendo, Capo d'Orlando ce la stiamo facendo e tante altre cose. Cioè mi ricordo anche servizi tanti anni fa, carceri abbandonate che oggi sono utilizzate, magari non siamo stati noi, ma certamente abbiamo aiutato. Hai sempre dedicato molta attenzione alla legalità e al lavoro che svolgiamo noi operatori delle forze dell'ordine. Come ci vedi e come pensi che potrebbe un po' migliorare il nostro lavoro? Ma io vi vedo bene, nel senso che voi siete sempre stati. Io in voi vedo un aiuto, come dovrebbero vedere tutti. Il problema è che noi vogliamo la stessa cosa. È diverso quando non si vuole la stessa cosa. Quindi, se entrambi abbiamo voglia di legalità, allora siamo amici. Il problema è per quelli che non vogliono la legalità. Là a quel punto sei un nemico. Ma sei un nemico tu, sono un nemico io. È nemico chiunque voglia fare rispettare la legge. Io so che in un momento difficile della mia vita voi siete stati vicini e io ho avuto il conforto della vostra presenza. E dovrebbe essere così per tanti, io questo dico. Cosa vorresti dire ai giovani siciliani sul rispetto delle regole, anche quelle più antipatiche, come mettere il casco, non bere troppo quando si guida, oppure mettere la cintura di sicurezza? Allora, io intanto confesso che no, non sono sempre stata una che rispetta le regole. Io da ragazzina ero una scalmanata e mi divertiva pure. Oggi ho visto, grazie a Dio, che è bello rispettare le regole. Cioè, ti senti poi a posto, ti senti in regola. E questa cosa è la sensazione piacevole. Piacevole, tanto quanto quell'ebbrezza che può dare il non rispettarle, che tutti noi da ragazzini ci ricordiamo. Quindi, ragazzini, dico. Fate prima di quanto ho fatto io, me ne sono accorta intorno ai 30 anni. Voi siate un po' più veloci. Cosa vorresti dire ai miei colleghi sbirri come me per incoraggiarli? Resistere, 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 quello che mi dico ogni mattina io. Noi poliziotti e i palermitani onesti ti vogliamo bene. Tu per noi sei un'istituzione, come i Quattro Canti, il Teatro Massimo, i cannoli e le Ecco, l'arancina sono d'accordo. arancine. E ti vogliamo dire che come te abbiamo voglia di legalità e abbiamo voglia che questa città e questa regione cambi. Grazie, Stefania. No, grazie a voi, davvero, ricambio di cuore, ma per tutti, anche per tutti quelli che ci aiutano. Guarda che a poco siamo sempre di più.